Oggi ragazzi siamo in compagnia di Silvio Lucchetti per parlare di intelligenza artificiale applicata alla fotografia. Prima di entrare nel vivo di questo video voglio un attimo far presentare Silvio per vedere chi è. Grazie mille a te Marco dell'invito nel canale, sono molto contento di essere qui. Chi sono? Una bellissima domanda che è sempre molto difficile dare una risposta concisa. Diciamo che mi occupo di innovazione e marketing, anch'io ho un canale YouTube in cui parlo di questi temi e ultimamente appunto ho cominciato a divulgare un po' dei temi che sono diciamo, sono sulla bocca di tutti. Dell'intelligenza artificiale, questa AI che si è applicata al testo, alle immagini, oggi appunto vediamo come si può applicare alle immagini, soprattutto in un ambito fotografico. Sì, diciamo stiamo realizzando questo video proprio per dare chiarezza su tutte queste tecnologie che stanno uscendo e che possono essere sfruttate veramente tanto. Io ho iniziato ad utilizzare Midjourney proprio nel mio lavoro per permettermi appunto di espandere un attimino la mia creatività proprio perché mi permette di andare a dare un'immagine alla mia fantasia, quindi posso mostrare a un cliente un progetto ancora prima di realizzarlo, mentre prima dovevo passare ore a fare magari delle composizioni in Photoshop con delle immagini stock, magari non trovavo sempre tutte le cose. Adesso invece posso generare veramente di tutto, e quando dico di tutto, ovviamente si intende veramente tutto, qualsiasi cosa. Esatto. E per, diciamo, ecco, tu hai citato già un tool, Midjourney. Spieghiamo un attimo, appunto, Midjourney, ma prima di spiegare Midjourney, che cos'è un'intelligenza artificiale? Magari alcuni dicono, ma cos'è? Si mangia questa intelligenza artificiale? Ma cos'è? È un umano? Allora, per intelligenza artificiale fondamentalmente si intende un modello che può in qualche modo essere associato a un'intelligenza. In che modo? Perché il modello non è un algoritmo. Di solito un programma informatico è basato su un algoritmo, quindi vuol dire che un umano ha detto al programma come comportarsi. Quindi un esempio molto semplice: se condizione, allora faccio X. Quindi immaginate di entrare in un sito, dovete dare il consenso se avete più di 18 anni, magari un sito dove si vende tabacco, e quindi dite ok, se l'età è maggiore di 18, allora fa entrare l'utente. Questo è un algoritmo molto basilare. Invece il modello si basa su delle reti neurali, su dei modelli di apprendimento. Cioè tu crei qualcosa, quel qualcosa poi incomincia a elaborare lui stesso le informazioni e creare nuova conoscenza. Diciamo in maniera molto semplice, spiegato in maniera molto semplice, ecco cos'è un'intelligenza artificiale. E questa intelligenza artificiale si può applicare a diversi ambiti, e uno degli ambiti appunto di applicazione è quello delle immagini, che possono essere immagini di grafica 2D, 3D, di foto, eccetera. Quindi fondamentalmente ci sono questi modelli a cui viene dato in pasto tante fotografie, tante immagini. Questo modello incomincia a capire, ah ok, questa fotografia contiene un cavallo, questa contiene una faccia sorridente, lì c'è un umano che gli dice guarda che ti sto dando in pasto una foto di una faccia di una persona sorridente, allora ok, questa così, questa. E con questa mole informazione lui riesce poi a generare da solo delle immagini. E questo diciamo che, ecco perché diciamo intelligenza artificiale, perché poi da solo riesce a capire qual è la quadra per creare nuove cose. Detto in maniera Esatto. molto semplice, non me ne vogliono qualcuno che è esperto in intelligenza artificiale che sta ascoltando, semplificato a scopi. Sì. Tra l'altro siamo ancora all'inizio di queste tecnologie, ma già sono mostruose. Veramente ho visto dei risultati pazzeschi e a volte resto proprio stupito da quello che riesce a generare. E lo vediamo proprio subito perché. Prima di incominciare mi sento di dire questa cosa qua, no? Parlando di intelligenza artificiale nel canale, tante persone mi dicono Silvio, è una minaccia, non devi essere così entusiasta di tutto questo, verranno in qualche modo rimpiazzati diversi posti di lavoro. Ecco, c'è una frase molto bella di un esperto di machine learning, che è una branca dell'intelligenza artificiale, che dice questo: non verrà rimpiazzato dall'intelligenza artificiale, ma da una persona che sa utilizzare l'intelligenza artificiale. E questo è ben diverso, perché non dobbiamo, come ogni innovazione, noi possiamo osteggiarla, ma l'innovazione, come la storia ci insegna, non conosce barriere, non conosce muri, è molto, diciamo, dominante nella sua imposizione, quindi è un po' controproducente andargli contro. La cosa migliore da fare, come nel surf,
nell'onda tu non vai contro, ma cerchi di cavalcarla per goderti il viaggio. E questo è uno spunto che mi sento iniziare di dare a tutti quelli che hanno magari un approccio un po' più critico verso questa tecnologia. Sì, 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 poi sono le critiche iniziali, diciamo, a ogni cambio di tecnologia, un po' come quando si è passati dal cavallo all'auto, quando è nato internet, quindi diciamo sono solamente un po' le fisse mentali iniziali che si fanno. Posso farti una domanda, Marco? Dimmi, cioè, adesso vediamo, fra un po' vediamo questi modelli di intelligenza artificiale, ma prima di vederli, da fotografo, tu come li utilizzi, se li utilizzi già e come li utilizzeresti? Allora, ho iniziato a utilizzare Midjourney innanzitutto grazie ai tutorial che hai fatto sul tuo canale YouTube. Infatti, se volete, andate a vedere i video, che poi vi lascerò linkati anche qui sotto in descrizione, perché sono davvero davvero interessanti, e soprattutto utilizzatelo Midjourney. Ma anche ci sono altri strumenti che potete utilizzare simili a Midjourney, che sono anche gratuiti, e dopo vediamo quali sono. E io l'ho iniziato a utilizzare, appunto, come dicevo anche prima, proprio per dare sfogo alla mia immaginazione, mentre prima tutto restava nella mia mente, quindi riuscivo a focalizzare, a visionare quello che stavo andando a realizzare. Adesso posso far vedere quella cosa a chi mi circonda. Se ho un cliente che ricerca uno scatto creativo o ha bisogno di reference di quello che andrà a creare, mentre prima dovevo, diciamo, basare tutto un po' più sulla fiducia o su un lavoro di ore dove andavo a creare un mood board prendendo delle immagini stock fatte da altre persone, o andavo a creare io dei mockup su dei software, adesso posso praticamente in pochi minuti dare in pasto alle AI le mie idee, le mie parole chiave di quello che voglio andare a realizzare, e poi perfezionare di volta in volta lo scatto, diciamo, per farlo vedere al cliente. Poi da lì ovviamente strutturo l'idea del set, che non va, diciamo, non è da ricreare proprio pari pari a quello che genera le AI, ma riesco a dare appunto una composizione e un'idea al cliente di quella che è la mia idea. È bellissimo, direi che risparmi un po' di tempo e poi soprattutto dai al cliente, magari invece di dare uno schizzo, magari, ecco, un qualcosa che possa essere sia time consuming, quindi che devi impiegarci tempo, magari scrivi una riga di codice e genera l'immagine. Però io direi di andare subito a vedere come funziona, perché magari alcuni sono curiosi di capire meglio. Allora, perché parliamo di Midjourney? Esistono tante intelligenze artificiali, alcune sono gratis, alcune a pagamento, alcune freemium. Che significa freemium? Che abbiamo delle prove gratis, tot immagini gratis, e poi dobbiamo pagare. Ora andiamo a parlare di Midjourney, che è una freemium, appunto, proprio perché è forse ora, nel tempo in cui stiamo facendo, girando questo video, è una che ha degli output veramente molto alti a livello di qualità. Ecco perché parleremo di Midjourney inizialmente, però vediamo che sono alternative gratuite e anche molto valide. Ora, condivido lo schermo, Marco, per far vedere un po' come funziona. Sì, vai. Ok. Allora, adesso fondamentalmente andremo a vedere. In primis vi faccio vedere cosa sono i prompt e delle immagini create da altri. Allora, andiamo a vedere un sito che si chiama, appunto, adesso ditemi quando lo vedete, ecco qui, Prompt Hero. Questo qui è un sito, fondamentalmente, dove puoi consultare immagini create da altre persone, ok, e vedere quali sono state le righe di testo che hanno generato queste immagini. Perché sì, tutte queste cose, tutte queste immagini che vedete sono state generate da linee di testo, ok? Ora, vedete qua che abbiamo effettivamente un piccolo menu contestuale dove effettivamente possiamo scrivere OpenJourney, Stable Diffusion, DALL-E, Midjourney. Che cosa sono queste? Sono tutte intelligenze artificiali, tutti modelli di intelligenza artificiale diversi che generano immagini. Noi ovviamente andiamo a lavorare su Midjourney, quindi clicchiamo Midjourney per vedere cos'è che ha generato Midjourney. E voilà, e quindi c'è una selezione delle immagini che ha creato effettivamente Midjourney. Ora, se vogliamo andare a capire come sono state generate queste immagini, Marco, dimmi una che ti interessa, che pensi che possa essere interessante. C'è la foto del tizio qua sulla sinistra. Questa qua? Sì. Che tra l'altro è molto fotografica. Sì. Vediamo, ragazzi, che i dettagli non sono perfetti, ok? Quindi anche qui tranquillizzatevi, nel senso, non rimpiazzerà mai un fotografo, assolutamente, però è una buona idea. Se uno vuole creare appunto una foto di un nativo indiano, americano, indiano, e vuole avere un vibe, può scrivere portrait photo of Asia old warrior chief tribal panther makeup blue on red side profile looking away serious eye 50 millimeter portrait photography hard rim lighting photography beta
meno meno a R2 terzi, meno meno beta, meno meno a beta. Adesso capiamo tutto. Che cosa sono questi? Stavo anche osservando una cosa, che non solo le AI è in grado di generare l'immagine, ma anche uno studio proprio della luce, quindi la generazione di ombre, magari una luce dura, una luce morbida, una luce proiettata, cioè è veramente pazzesco. Infatti, cioè, non so come possa fare una cosa del genere. Tramite appunto questi modelli è molto interessante. Infatti, se vediamo portrait photo of an age, quindi questo, diciamo, inizialmente c'è un prompt generale. Cosa vogliamo? Vogliamo un ritratto in una foto di un antico guerriero capo asiatico. Tribal Panther makeup, quindi vogliono un makeup del Tribal Panther, quindi sarà questo tipo di makeup speciale. Io poi adesso magari non lo so, blue and red, quindi gli dato un po' i colori. Side profile, quindi ho detto, guarda, non voglio una foto frontale, voglio una laterale. Looking away, che non guarda l'obiettivo ma sta guardando fuori l'obiettivo. Serious eye, quindi uno sguardo serio. Quindi un'altra cosa interessante è che possiamo decidere anche la focale, ragazzi. Marco, te che sei un fotografo, ci hai preso più o meno 50 mm, guardiamo. Sì, la spalla è molto più vicina rispetto alla testa. E poi tra l'altro si può anche scegliere la risoluzione, se non sbaglio, giusto? Puoi dare anche input sulla crop, infatti c'è scritto 2x3. Esatto, adesso ci arriviamo. Hard Dream Lighting Photography, quello che hai detto tu. E poi meno meno beta, e beta fondamentalmente è una versione di Midjourney, che adesso andiamo a vedere. Una cosa interessante, meno meno, AR sta per aspect ratio, possiamo fare 2/3, 3/2, di base creano delle foto quadrate, quindi con proporzione 1:1. Quindi se non lo specifichiamo vanno sul quadrato, se no noi possiamo dire 2/3, 3/2 e 1:1. Sulla versione 4, poi ragazzi cambiano queste versioni, in ogni caso ogni volta c'è da stare un po' sul pezzo. Comunque già vediamo che questo qui ha creato questa cosa qui, poi adesso andiamo a provarle, però andiamo un attimo a curiosare ancora un po'. Questo qui è più pittoresco. Andiamo a vedere delle foto più tipo questa. Questa qui mi sembra effettivamente un altro esempio che potrebbe essere interessante. Guardiamo, è interessante che alcune volte l'intelligenza artificiale crea questi pattern molto strani. Quindi si legge che sulla pelle di una persona, appunto, che potrebbe avere 60 anni, ci sono appunto le rughe e crea dei pattern strani. Sì. Quindi photographer close-up portrait 62, appunto 60, l'ho detto, 62 years old, false decorate general, clean shaven, quindi che sia effettivamente rasato, serious, stoic, cinematic, 4K, epic detailed, 4K epic detailed photographer shot on Kodak. Quindi ragazzi, io non so se, io mi ricordo, io non sono un fotografo ma sono un amatore fotografo, e avevo questi portra della Kodak scaduti, e mi ricordo benissimo l'effetto blu sulle ombre, e l'ha rispettato, sbaglio? Sì, infatti c'è sempre questa tendenza un po' al verdino giallo dei colori della Kodak. Esatto. Ci stanno, sì. Attenzione, il bokeh non me l'ha rispettato tanto, sbaglio Marco? Però diciamo è sfocato dietro. Però cioè, ci sono i pallettoni che sì, di solito, esatto. No? Dark moody, quindi un po', no? Questo mood un po'. E poi l'aspect ratio 17/22, meno meno beta, beta. Ragazzi, che dire, vogliamo prendere questa come spunto e poi andare a capire effettivamente su Midjourney come fare? Eccoci qua, andiamo sul sito di midjourney.com. Per fare il sign in basta cliccare qua. Io ho già creato appunto l'account, poi Marco appunto magari esula da questo video il come creare account, se volete guardate il mio video su come creare l'account, configurarlo. Adesso entriamo direttamente. Questo è il mio account e queste sono tutte le immagini che ho generato io stesso, ok? Una volta che sono dentro l'account però non posso creare l'immagine da qui. Devo effettivamente andare sul mio server Discord. Che cos'è Discord? Ve lo spiego sempre nel video tutorial. Quindi adesso vi lascio un po' la parte tecnica a quel video per chi è interessato. Andiamo direttamente al punto. Ora devo entrare sulla mia applicazione su Discord, eccola qua. E in questa applicazione ci sono delle chat contestuali. Dobbiamo andare sotto, se siete nell'account con l'account gratuito e avete delle prove, dovete andare su le chat con nome newbies, ok? Queste chat qua, ok? Se avete l'account a pagamento e, non so, il più economico costa circa $100 l'anno, potete andare anche sulle general. Io ora ho un a pagamento sulla general che è più efficiente. Ora, come fare effettivamente a... Scusate, eccoci qua. Come fare adesso a creare delle immagini? Allora, prima precisazione, quando creiamo delle immagini, a meno che non abbiamo il piano pro,
con il quale possiamo effettivamente avere un canale dedicato, dobbiamo farlo su dei canali dove tutti possono vedere quello che stiamo producendo. Quindi questo potrebbe essere un plus, ma un minus. Alla fine sono talmente tante, vedete che scorrono velocemente queste chat, non c'è la probabilità che troverete qualcuno che poi può rubare l'idea, è bassa. Però ecco, c'è questa filosofia un po' open source dove tu puoi prendere anche ispirazione. Una cosa buona è che puoi prendere ispirazione, per esempio puoi vedere che questa immagine è stata creata da Cool Punk Girl by Kim Jong-Yi, Street Art Graffiti. Quindi c'è questa sorta di contaminazione. Da una parte è un male perché effettivamente la gente vede quello che fa, da una parte è un bene perché contamini e impari di più dagli altri. Ok, guardate questa borsa per esempio, come è stata creata, possiamo rubare questi prompt e utilizzarli al nostro piacimento. Ora, come fare a creare una nostra immagine? Clicchiamo sulla barra appunto qua di testo, barra, ok, quindi uno slash, e poi imagine, ok? E clicchiamo questa finestrina che si apre qua sopra e vedete che esce quest'altra finestra con scritto prompt, e qui dobbiamo effettivamente scrivere quello che vogliamo creare, né più né meno. Ora prendiamo ad esempio il prompt del 62 years old, però mettiamo invece di 62 mettiamo 30 years old, decorate general invece mettiamo photographer. Magari invece di rasato puoi metterci con barba. No, si diceva appunto. Ok. Facciamo doctor, clean shaven invece with beard. Mm-hmm. Serious beard, sì. Serious, stoic invece happy, metto. Happy. Stoic, cinematic, 4K, epic detail, photography, per il resto mettiamo uguale, che ne dite? Ok? Sì. E vediamo effettivamente quello che viene fuori. Allora, ci sono invalid parameter, perché questo, ragazzi, alcune volte è bene che sia capitato, così capite. Quando prendete questi prompt, magari sono stati creati con diverse versioni di Midjourney. Quando non funziona, fondamentalmente, quello che dovete fare è riscrivere il prompt, ok? Lo riscriviamo, faccio copia e incolla. Questo qui, per esempio, il beta e beta, lo cancelliamo. I 12 e i 17 ventiduesimi probabilmente non lo accetta più. Ogni volta si aggiorna, quindi dovete andare nelle loro sezioni in cui aggiornano i vari prompt e capire quali sono i parametri che possiamo utilizzare. In questo caso ne mettiamo 3.5 invece che effettivamente quella. E adesso dovrebbe funzionare, infatti funziona. Ora non verrà creata istantaneamente, ci vorrà del tempo, alcune volte pochi secondi, altre volte dei minuti, ok? Quindi adesso aspettiamo un attimo. Qui appena incomincia il job, vedete, ecco, vedi 0%, vedete l'avanzamento di tutto questo. Si intravede già qualcosa. Sì, il bello è che pian piano, quando va avanti, l'immagine la vedi sempre più nitida. Guardate, vedi? Già la vedi più nitida. 62%. Ok, vediamo. Tra l'altro qui vedo già del bokeh. Vediamo un po'. Sì, sta andando abbastanza veloce, diciamo. 93%. E voilà, è fatta. Quando la fa, te la mette alla fine. Ragazzi, che dire? Eh sì. Soprattutto la prima sembra molto molto realistica, diciamo. Sì, ma anche questa qua mi piace tantissimo. Oltre a creare dei modelli e degli attori pazzeschi, sì. Ragazzi, è una roba fenomenale, perché qua effettivamente c'è qualcosa, guardate la luce dietro, la rim light qua, ecco, da qui Marco, qual è il tuo processo? Cioè, ti studi le luci per ricreare per esempio questa luce qua, quali sono i ragionamenti che fanno una volta scelta? Sì, diciamo sul ritratto adesso, quello che notavo, avendogli dato l'input cinematico, ha subito posizionato la luce molto laterale con queste ombre dure sul viso, che appunto è una caratteristica proprio del cinema quando si vuole dare una scena molto forte e importante. E sì, si può studiare ad esempio nella seconda foto, magari puoi aggiungere, c'è la luce laterale che illumina il volto di lato, poi c'è la luce principale che è sempre posizionata lateralmente, ci sono le luci chiave che danno questi effetti sul volto di contorno, quindi se uno vuole ricreare lo stesso set basta leggere semplicemente i riflessi sul volto e si può rifare tranquillamente un set. Adesso siamo andati su qualcosa di un po' più cinematico, ma volendolo si può fare anche tipo creami la foto di un ritratto in studio di una modella con un make-up
makeup beauty e quindi dare un prompt del genere per avere magari un'ispirazione di una foto da fare in studio, ad esempio. O se si deve fare uno shooting in esterna, si può simulare, ad esempio, siamo a Londra, c'è una modella all'aperto con un vestito bianco lungo, e quindi anche lì, se si deve fare uno shooting del genere, capite le potenzialità di questo strumento. Adesso facciamo un'altra prova. Guardate, qui proprio esemplare la Rembrandt, il triangolo qua, proprio perfetto. Sì. Neanche a farlo apposta, proprio è fantastico. Cerchiamo, effettivamente, facciamo Imagine. Ok, mettiamo photo for close up, photography close up, oppure facciamo full body. Vai, full body. Full body, model, model, body, model with long dress. Ragazzi, se non sapete l'inglese, effettivamente fate l'italiano e poi dall'italiano lo mettete su Google Translator e insomma avete un prompt. Sì, sì. Poi model with long dress, female model with long dress, London, metterei London. Mm-hmm. London stop on Kodak oppure lo leviamo? Magari sì, toglielo, vediamo cosa ci genera. Bokeh, lo leviamo? Sì, togliela, togli anche magari il dark moody, vediamo, esatto. Possiamo dargli una giornata soleggiata come... Esatto, cinematic, facciamo sunny, cinematic sunny day, ok, qualche colore, beh, white abbiamo detto, no? Modo with dress, with... sì. Long dress, ok, vediamo quello che fa, diamo meno, allora, anzi, non, leviamo, non diamo l'accept ratio, così faccio vedere qual è il... qual è l'1 a 1, ok, che esce se non specifici. Ovviamente si può essere anche molto dettagliati, quindi si può dire che hai i capelli biondi, che il vestito è di quel colore con un merletto. Io ho provato veramente a fare delle cose super complicate e devo dire molte volte crea delle cose assurde, tipo ieri stavo generando un cuore aperto in due con un computer che uscisse dall'interno e un cappellino sul cuore, cioè cose strane proprio. Sì, no, è fantastico. Se uno poi gioca con questi prompt, io di solito quando ci sto ci dedico delle ore, veramente è fenomenale. Intanto vediamo. C'è anche la possibilità ovviamente di creare delle versioni, delle immagini che ci piacciono, giusto? Assolutamente, lo vediamo da questo esempio qua, vediamo appunto come creare diverse versioni. Ok, ha fatto, andiamo sotto. Dov'è che è andato? Eccolo qua, ragazzi. Che dire? Che dire? Sì. Allora, ovviamente qua i dettagli del viso non sono perfetti su diverse, alcune ha preso un po' un viso un po' strano, però ci sta, ragazzi, alcune volte dobbiamo un attimo giocare. Per esempio, mettiamo che, ecco, questa qui potrebbe essere carina, ma mettiamo che vogliamo delle variazioni, perché magari non ci piace qualcosa, eccetera. Come fare a creare delle variazioni? Voi magari vi siete chiesti a cosa serve questo 1, U2, U3, U4, U1. Allora, tutti i vari U sono in upscale, quindi se vi piace un'immagine potete aumentare la risoluzione tramite l'upscale. Se no c'è V1, quindi fondamentalmente le variazioni, magari non vi piace qualche dettaglio, ma vediamo se l'intelligenza artificiale mi crea delle variazioni della stessa immagine, ok? E quindi fondamentalmente l'ordine è questo: 1, 2, 3 e 4. Quindi questa è la 3, questa è la 2, questa è la 1, questa è la 4. Andiamo a chiedere delle variazioni della 1, ad esempio. E creo un nuovo task, faccio invia. E voilà, adesso sotto c'è un nuovo task in cui mi creerà delle altre 4 variazioni da quelle immagini. E quindi vedete che con un lavoro di richiesta incrementale possiamo andare a avere degli output sempre aderenti a quella che è la nostra idea. Sì, mentre in generale immagine ti volevo fare una domanda. Certo. Al momento Midjourney è in continuo sviluppo, quindi riesce ad apprendere anche dalle immagini generate? Allora, dovrebbe essere in continuo sviluppo, quello che non è dichiarato in che modo vengono utilizzate queste immagini,
non lo dichiarano apertamente, però in teoria sì, ogni volta che utilizza, una volta che diamo in pasto un'immagine, Midjourney impara da quell'immagine e poi alcune volte crea dei risultati poco ottimali tipo questi. Questo ragazzi, però è bene che ci siano anche questi esempi per farvi capire che non è perfetto, insomma. Sì, esatto. È solo un'idea, anche perché questo, ok, sembra Londra, qui ha messo, cosa ha messo? Un parco, non so se avete visto, no? Un parco di Londra con in mezzo quest'altro. Più dettagliati siamo, ragazzi, alcune volte meglio è, però non è detto, perché alcune volte più dettagli creano più... Dobbiamo giocare, ragazzi, e soprattutto ricordiamoci di giocare anche con questi siti che vi ho fatto vedere, che sono già delle basi molto buone. Questi sono frutto di gente che ci ha giocato veramente tanto e ha trovato il prompt giusto che crea il giusto risultato. E questo nell'intelligenza artificiale è molto importante, perché effettivamente l'intelligenza artificiale è un suo linguaggio. Se tu riesci a utilizzare il linguaggio che utilizza, riesci a dargli dei prompt più aderenti. Quando hai dei prompt più aderenti hai dei risultati migliori, semplicemente. Quindi questo è un sito, questo è un altro sito, questo magari li mettiamo nei commenti, questo sì, è un altro sito, Shadow, ok, Fine Art Photography. Andiamo a vedere alcuni di queste, eh? Oppure si allunga il video. Tra l'altro il Midjourney può essere utilizzato anche proprio per modificare delle immagini già esistenti che quindi avete scattato voi, no? Esatto. In questo caso poi andate a vedere i video di Silvio, perché ci sono dei tutorial che fa vedere come utilizzarlo, se no verrebbe troppo lungo questo video. Esatto. Però sì, si possono fare veramente tantissime cose, quindi l'applicazione non è solo poter creare delle immagini per dare sfogo alla creatività o per avere delle reference da inviare al cliente, ma si possono usare per creare anche dei siti web, quindi delle landing page. Vi servono delle immagini di un vostro prodotto, una vostra idea, andate qui e create le vostre immagini. Potete fare delle grafiche 3D, perché non fa solo fotografia come l'abbiamo vista ora, ma fa anche delle grafiche vettoriali, quindi potete generare una paginetta di un giornale su un tavolo per fare quindi un mock-up di qualcosa, un bicchiere, se vi serve un barattolino di un profumo o qualcosa del genere da utilizzare in maniera più grafica, appunto si può generare. Bellissimo, sì, assolutamente sì. Ad esempio questo, photo of a gorgeous blonde succubus attractive in a light gold and white intricate metallic armor revealing hot attractive body desire celestial palace hyper detailed hyper realistic. Ragazzi, capite che insomma sono pronte, belli, elaborati anche da poter utilizzare. Poi non so, vogliamo far vedere Marco appunto il per come creare una pagina web, anche qualche ispirazione? Vai, giusto qualcosina. Qualcosa, dai, facciamo, perché effettivamente queste sono le foto, ok? Ma diciamo che vogliamo appunto creare un'idea di un sito web o un qualcosa. Noi possiamo semplicemente dire imagine, ok? Graphic user interface. Possiamo fare landing page. Mm-hmm. Possiamo fare UX, poi for a photography website. Vediamo se effettivamente ci siamo. E è fatto, vediamo ragazzi. Voilà. Ok. Ha creato questo mood che è effettivamente carino, questa ha creato che è una troppo forte, perché ha creato tipo la parte posteriore della fotocamera. Sì, vedo ottiche incastrate all'interno in maniera strana. Infatti è una cosa, beh sì, possiamo vabbè, già abbiamo dato un prompt molto generale, c'era bisogno di dare più dettagli, però sì, anche solo per avere delle idee di come poter creare un proprio sito, cioè non bisogna creare per forza l'immagine da mettere sul sito, ma i colori, la disposizione degli elementi, cioè poi dando delle informazioni aggiuntive sicuramente si arriva a risultati ottimali. Assolutamente sì, è tutto quello, è tutto sta. Ragazzi, io vi invito proprio ad andare nei vari siti che vi ho indicato e vedere i prompt che possono essere interessanti. Quindi qui potete anche cercare tra i vari prompt website, probabilmente adesso vediamo se ci siamo. Ok, in questo caso Non troviamo nulla di interessante, landing page, oppure andiamo su un altro sito, possiamo scrivere tipo prompt Midjourney site. Vi faccio vedere anche un po', no? Qual è l'idea. Questo qui per esempio è un prompt tool
dove puoi effettivamente scrivere quello che vuoi fare e lui ti dice il prompt che potresti utilizzare. Okay? In questo caso, if you want to include a void char term, avoid terms, no, non voglio website, lighting camera, qui lo sto sperimentando ragazzi con voi questo tool, è bellissimo, fondamentalmente potete scegliere tutti gli stili e ti crea il prompt, per esempio 16-bit, 8-bit, anatomical drawing, cioè bellissimo questo, lo sto scoprendo adesso con voi, DaVinci Drawing, DaVinci, DeepSea, Diabolic, quindi qui dai lo stile, qua metti la camera che vuoi, microscopi, DSLR, magnification, pinhole lens, panorama, macro lens, e poi fai continue e ti crea pian piano il prompt, vedete? Fantastico, la qualità, sì, stilizer. Sì. Scopriamo anche cose così in questo video collaborazione. C'è da passare le giornate su questi tool, mamma mia. Ragazzi, nascono come veramente come funghi, giorno dopo giorno, sempre più tool. Comunque penso che avete capito, insomma, qual è il punto di come utilizzare questi prompt. Sì. Diciamo adesso c'è il discorso ovviamente di, appunto, ci sono state delle persone che inizialmente hanno caricato i loro disegni, le loro immagini per dare in pasto a questa AI delle informazioni, no? Quindi quanto è etico adesso utilizzare queste immagini, non per scopi forse quelli che menzionavo, appunto di avere semplicemente delle reference, quindi delle idee eccetera, quindi non sono immagini che vengono pubblicate, ma in generale quanto è etico utilizzare queste foto o grafiche generate sul web o in generale appunto condividendole online? Il fatto è proprio questo, hai sollevato un punto molto interessante, perché effettivamente questi modelli di AI sono stati in qualche modo istruiti con delle opere d'arte altrui, con delle fotografie altrui, e avevi il permesso di poter istruire i tuoi modelli di intelligenza artificiale con opere altrui, anche se queste opere erano reperibili gratuitamente online? Punto di domanda. E nessuno saprà mai magari quali sono stati, con quali immagini sono stati fatti i training, eccetera. Quindi l'eticità del fare tutto questo è un po' un filo, un'ombra, una zona di grigio che non riuscirei a dare una risposta esatta, però credo che effettivamente gli artisti hanno tutto il diritto di in qualche modo contestare questa cosa qua. Un modo in cui vedo che un artista può creare può non essere vittima, ma può cavalcare quest'onda, è che fa il training di una sua intelligenza artificiale o quell'intelligenza artificiale che già esiste, fa un training specifico alle sue opere d'arte, in modo tale che magari tu, d'artista, crei un modello e il modello crea l'opera per la persona, per il committente. Questo potrebbe essere interessante, però sì, sono idee in cui si fantastica, però l'eticità e tutto questo lascia un po' a desiderare. Ovviamente le immagini generate sono a disposizione di tutti, quindi non c'è protezione di copyright, diciamo, non ci sono contratti sulle immagini, quindi se volete utilizzarli è a discrezione vostra, però appunto vi ripeto, sono molto utili per gli utilizzi che vi abbiamo un pochino fatto vedere in questo video. Sì, poi diciamo c'è da vedere un attimino cosa succederà in futuro. Io sono molto positivo su queste AI, appunto non sono una di quelle persone che si spaventa, anzi io tutte le news eccetera le seguo tantissimo in generale, quindi tutte le cose che escono giorno per giorno, vediamo un progresso velocissimo, cerco di apprendere quanto più possibile dalle novità dei nostri tempi, però sicuramente da qui a 5 anni vedremo uno sviluppo veramente epocale di queste AI, che potranno aiutarci sicuramente tantissimo nel lavoro. Assolutamente sì, io stavo facendo una riflessione che a breve, immagino adesso possiamo tranquillamente generare delle immagini, come abbiamo visto alcune volte non sono perfette, ma immaginiamoci tra 20-30 anni, quello che mi immagino è questo, che una persona può generare un film 3D con qualità molto alta da un prompt. Dici, voglio un film che parla di XY, che abbia questa morale, che abbia questi personaggi, che hai la faccia, una foto tua, così il personaggio ha la tua foto e hai il tuo film come lo vuoi tu, con la tua faccia, con la storia creata poi da un'altra intelligenza artificiale. Cioè arriveremo a questi livelli per me a breve. Sì, tutto questo è fantastico. Va bene Silvio, ti ringrazio tantissimo per tutte le tue informazioni che ci hai dato, per il tuo tempo.
e soprattutto vi ricordo che se volete approfondire tutti gli argomenti sul suo canale trovate tantissimi video, quindi andate a dare un'occhiata perché sono davvero pazzeschi alcuni video, potete imparare davvero tanto e soprattutto fate vostri questi tool perché vi aiuteranno tantissimo nel vostro processo creativo. Quindi voglio salutarvi tutti, ci vediamo in un prossimo video. Grazie mille Marco, non vedo l'ora poi nel prossimo video che avremo in collaborazione di parlare di un altro tool molto interessante, questo meno creativo, ma più per sbrigare tanti task noiosi che portano via tanto tempo e spazio creativo. E non vedo l'ora di affrontare anche questi temi con te. Dai, alla prossima. Ciao a tutti. Grazie mille.